Ok, siamo live. Siamo con l'avvocato Bruno Mautone. Riprendiamo il discorso dell'altra volta sull'assassinio di Rino Gaetano, oltre a parlare anche questa volta dell'assassinio di Mino Pecorelli e di Pasolini, i quali stavano tutti quanti evidenziando l'inizio del golpe bianco che si sta concludendo adesso con il degrado antropologico del covidiotismo di cui già Pasolini parlava nella sua ultima lettera prima di essere ucciso. Questa volta iniziamo da Pasolini sul fatto che lui viene ucciso subito dopo che manda l'ultima lettera al Corriere della Sera, quando precedentemente aveva mandato quella famosa del novembre del 74, Io sono, il famosissimo Io sono. Dopodiché nel 75 fa i nomi, cioè Io so, scusa, dice Io so i nomi. Nel 75 manda la lettera in cui dice, fa i nomi di tutti gli assassini d'Italia, ma la cui responsabilità più grossa, secondo lui, era il degrado antropologico che aveva reso idioti gli italiani, oggi diremmo covidioti. Ma Pasolini proprio rimarcava, senza un processo penale verso coloro che hanno portato il degrado antropologico, l'Italia mai nella storia potrà mai cambiare, no? La comunanza tra Rino Gaetano e Pierpaolo Pasolini l'ho rimarcata nel terzo libro. Indubbiamente due persone coraggiose che anticipano, ecco, grazie, la copertina del mio terzo libro. La condanna a morte di Pierpaolo Pasolini è unanimemente riconosciuta come collegata, più che altro, alle vicende incredibili e vergognose che mutua nel suo romanzo Petrolio, come è noto, pubblicato molti anni dopo la sua morte. Eppure, con l'uccisione di Pierpaolo Pasolini, mani febbrili di persone non meglio identificate si recano con grande circospezione negli studi e nelle abitazioni di Pierpaolo Pasolini, e addirittura si sospetta che furono asportati pure dei documenti. Sicuramente, questo oramai è acclarato, Petrolio si ispira ad un libro di un scrittore o di un autore che non sappiamo esattamente chi è, Giorgio Steinmetz, l'altra faccia dell'onorato presidente. Infatti, passaggi decisivi del romanzo di Pasolini sono mutuati proprio letteralmente da questo libro Accusa contro Eugenio Cefis. Pasolini, il gran dominus della ENI e poi della Montedison, Cefis, lo chiama Troia o Troia, in sostanza in Petrolio, laddove Enrico Mattei invece viene chiamato nel romanzo, chiamiamolo di ispirazione reale e storica, viene chiamato Bonocore. Quello che è interessante è che questo romanzo, praticamente di Pasolini, comporta e porta tutta una serie di accuse violentissime contro gli ambienti della Montedison, quindi contro Cefis, e conseguentemente contro gli apparati politici, anche diplomatici, che portarono ai vertici dell'industria petrolchimica italiana Eugenio Cefis. Eugenio Cefis era filoamericano, laddove Enrico Mattei era equidistante, addirittura aveva fatto un affronto alle cosiddette sette sorelle, alle multinazionali americane, comprando petrolio dall'Unione Sovietica, ma non solo. Addirittura Enrico Mattei aveva scavalcato le intermediazioni delle sette sorelle americane e aveva rovesciato il rapporto tra i paesi produttori di petrolio e chi lo estraeva. Le rapaci e quasi criminali, possiamo dirlo senza mezzi termini, multinazionali del petrolio davano solo il 30% dei profitti ai paesi che producevano il preziosissimo oro nero. Addirittura il presidente dell'ENI riuscì a sovvertire questo rapporto: il 70% ai paesi produttori e il 30% all'ENI, all'AGIP. Questo chiaramente era una bomba d'orologeria sotto i proventi grandissimi, gli sfruttamenti grandissimi che le multinazionali realizzavano nei paesi Ecco, del scusa, Medio scusa Oriente. Bruno, scusa, chiariamo, il presidente dell'ENI a cui ti riferisci è il Mattei, il quale poi Mattei.
viene ucciso. Mattei poi trova la morte in quello che venne definito un incidente aeronautico, e in realtà, grazie alle indagini degli anni, dei primi anni 90, di un bravissimo giudice, il giudice Calia, emerge che non fu un incidente aeronautico, ma fu un incidente provocato da una carica esplosiva localizzata sul retro del sedile del passeggero, e quindi addirittura con le tecnologie molto più evolute rispetto agli anni 60 si evidenzia che vi era stato un depistaggio o quantomeno delle conclusioni falsanti e false sull'incidente aereo che costò la vita ad Enrico Mattei. Scusami, questo ricorda molto, Bruno, scusami, ricorda molto anche l'incidente di Ustica, che tutti sanno che il segreto di Pinocchio, che i francesi stavano inseguendo Gheddafi, che tra l'altro Gheddafi era uno di quelli che poi successivamente fa quello che fa Mattei, cioè vende petrolio in cambio di euro, quindi andando contro la Rockefeller Foundation e tutte. Esatto, e tra l'altro Gheddafi, che è stato criminalizzato, fece pure ingiustamente, certo era un personaggio particolare, ma consideriamo che i paesi del Medio Oriente sono particolari. Gheddafi, oltre a commercializzare il petrolio sottraendolo alle mire rapaci delle multinazionali, aveva deciso di uscire dal Fondo Monetario Internazionale, o comunque di non aderire, e di fare addirittura il denaro, insomma la moneta del suo paese libico, accaggiandolo all'oro. Ed era veramente una misura assolutamente sconvolgente per gli assetti finanziari mondiali. Quindi la morte di Gheddafi ha fatto comodo all'establishment. Questa, scusami Bruno, ricorda la morte del capitano Thomas Isidore Sankara in Burkina Faso, il quale a un congresso africano disse: io non pagherò più il debito pubblico ai colonizzatori, i quali ci hanno colonizzato e hanno creato il debito pubblico in odio al nostro popolo, quindi anticipando quello che poi sarà il debito odioso, quel debito che non viene mai pagato, no? Gli americani, quando invadono per portare la finta democrazia in Iraq, non pagano il debito pubblico dell'Iraq. Insomma, non lo pagano, ma sotto forma di risarcimento prendono ingentissime quantità di petrolio per avere ristoro economico delle spese militari, tra virgolette, poi di occupazione della nazione. Quindi, insomma, è un paradosso. Tornando a Pasolini, dice abbastanza cose sconvolgenti contro l'establishment industriale petrolchimico e contro gli assetti di potere che lo hanno portato lì. Lui è un uomo delle multinazionali anglo-americane, è un uomo del potere, insomma, filo democristiano e democristiano dell'Italia dei primi anni 60, un'Italia appiattita, diciamo, sul filo americanismo, per non definirla, ma poi è giusto definirla, una colonia a stelle e strisce. Chiaramente Pasolini, caro Max, ha la possibilità di sviscerare tanti argomenti, perché li scrive non in una canzone, in un brano che dura 3 minuti, ma appunto in un romanzo, quindi in un lungo racconto. Rino Gaetano, in maniera altrettanto coraggiosa e efficace come Pasolini, parla in da Berta Filava del santo vestito d'amianto, e quindi ti nomina il codice segreto che identificava, anche in maniera ironica, da parte di Giorgio Stemez proprio Eugenio Cefis, e poi in altre canzoni, come per esempio Spendi, Spandi e Fendi, ancora torna sulla figura inquietante di Eugenio Cefis. Certo. Non è vero, come dice un giornalista, Paolo Morando, che quasi, come dire, fa il caustico, ironico, insomma, nei confronti dei contenuti delle mie ricerche. In un libro uscito recentissimamente che si intitola proprio Eugenio Cefis, insomma, si intitola Eugenio Cefis, ce l'ho qui, Paolo Morando, Eugenio Cefis, una storia italiana di potere e misteri. In realtà Paolo Morandi scrive delle inesattezze oggettive, le posso dimostrare, perché lui, relativamente a quello che ho scritto, si rifà al mio secondo libro, no al terzo che tu hai appena prima
fatto vedere la copertina che è uscito, ecco bravo, il mio libro nel settembre 2020. Il libro di Paolo Morando è dell'aprile 2021, quindi è uscito 8-9 mesi dopo il mio terzo saggio. E quindi Paolo Morando, senza sapere i contenuti di questo mio terzo saggio, dice: ma poi l'avvocato Mautone, se voleva parlare di Eugenio Cefis, basta che si riferiva all'uomo vestito d'amianto. Eppure qua Paolo Morando scrive una sciocchezza, perché in realtà nel libro di Steinmetz non viene definito uomo vestito d'amianto, ma in più occasioni viene definito santo. Perché? Perché Giorgio Steinmetz definisce Cefis una persona con l'aureola, definisce Cefis una persona che si è guadagnata un pezzo di terra, si è guadagnato un pezzo di terra in paradiso. Addirittura, almeno in un paio di occasioni, lo definisce santone. Quindi, ironicamente, Giorgio Steinmetz fa risaltare la pseudo-santità di Cefis, e quindi lo definisce santo Steinmetz a Cefis, e nello stesso tempo, in un paio di passaggi, dice che Cefis ha vestiti d'amianto, ha la tuta d'amianto, eccetera, eccetera. Quindi, in maniera inesatta, dice Morando che Steinmetz definisce uomo vestito d'amianto, invece lo definisce proprio santo e vestito d'amianto, proprio la Vestito d'amianto, terminologia. sì, perché possiamo, ricordiamo, il vestito d'amianto protegge dal fuoco, no? Quindi chiunque Perfetto, volesse protegge entrare. dal fuoco incrociato dei partiti, perché Eugenio Cefis era talmente potente che prescindeva addirittura dai condizionamenti partitici, nonostante poi che ambienti partitici lo avevano assiso sul trono prima dell'ENI e poi della Montedison. Però i partiti si succedevano nelle segreterie, nelle presidenze, cadevano i governi e Eugenio Cefis invece rimaneva al suo posto. Quindi Esatto. aveva proprio statuta d'amianto che lo proteggeva in maniera formidabile nei confronti di condizionamenti appunto partitici e dei poteri politici. Sì, scusa Bruno, Rino scusa, Gaetano, prego. volevo chiarire un po' meglio che questa figura di Cefis, in realtà, Sì. come la maggior parte dei dirigenti italiani del dopoguerra, erano Sì. quasi tutti capi partigiani, i quali Bravo. Bravo. non è che caduto il fascismo fanno la cosa, l'ABC, no? Cade il fascismo, dovresti mettere in galera tutti i prefetti, no? Il prefetto è la longa mano di qualsiasi Del governo, no? Quindi governo. un prefetto che durante l'epoca fascista non è altro che la longa mano di Mussolini. Quindi se tu vinci la guerra, dovresti, prima cosa che fai, prendi i prefetti e li porti all'ergastolo. Invece non l'hanno fatto i capi partigiani, che avidi di No. denaro, avidi di potere, si accordano con tutti i prefetti post-fascisti e li tengono lì, facendo un accordo. E questa cosa ci dice che in realtà il fascismo non è stato sconfitto, perché se tu mi tieni gli stessi prefetti del fascismo, il fascismo continua. E Rino Gaetano ci evidenziava come dovesse avvenire questo golpe bianco, che poi lo evidenzia anche Pasolini, lo evidenzia anche Mino Pecorelli. Questa cosa volevo accomunarla al fatto che in realtà neanche i nazisti hanno perso la guerra, perché i nazisti erano la IG Farben. L'IG Farben, che guarda caso come l'ENI e la Montedison, era il colosso petrolchimico dell'epoca nazista, e crea Hitler, crea tutti i soldi del nazismo, che in realtà era tutto nordamericano l'IG Farben, perché senza il petrolio, senza l'additivo di una benzina del Rockefeller, mai avrebbero potuto volare gli aerei nazisti. L'IG Farben che è oggi la casa farmaceutica Bayern, e questo si collega al covidiotismo. Questo volevo fare La giusto continuità un. del potere, la continuità del potere. Del resto, Esatto. chi aveva ruoli, magari durante il periodo, il ventennio, anche in Germania, nella Germania di Hitler, fa delle abiure così pro forma e continua ad esercitare il potere, in sostanza. Infatti, Cefis, sin dal 43-44 prende contatti con l'OSS e con il servizio segreto inglese. L'OSS è il servizio segreto americano che poi si trasformerà in CIA e quindi sono contigui proprio a questi ambienti di intelligence sia inglesi sia americani. Rino Gaetano, quindi mostra di conoscere questo misteriosissimo libro di Steinmetz che, come ho già detto pure in altre occasioni, venne fatto scomparire perché erano talmente gravi le accuse
contro Cefis e gli apparati partitici e politici che lo sponsorizzavano, che viene fatto pulitamente sparire da ogni libreria. Dicevo la volta scorsa, Max, che addirittura entrò pure nei registri d'ingresso delle librerie, delle biblioteche di Firenze e di Roma, e addirittura anche in quelle biblioteche arrivano gli emissari della Montedison e scompaiono da queste due biblioteche importantissime e storiche le copie di questo libro di Giorgio Steinmetz. Rino Gaetano, in Spendi, Spandi e Fendi, parla di aereo. Abbiamo detto che in virtù dell'incidente aereo, che poi fu un assassinio di Enrico Mattei, il vertice dell'ENI e poi della Montedison venne dato ad Eugenio Cefis. E guardate un po', Rino Gaetano, in maniera coraggiosissima e chiarissima, dice: ti sei costruito un palazzo sul giambo. Il giambo è il simbolo dell'aereo per eccellenza, e il palazzo è il simbolo del potere. Per un litro di oro nero in cambio ti do Cristina. Il litro di oro nero è il potere, no, energetico dell'industria petrolchimica, petrolifera, della chimica, del metano e dell'estrazione. E chi è Cristina? È la cosa più cara di Eugenio Cefis, è la figlia Cristina. Addirittura Eugenio Cefis viveva presso la figlia Cristina, e Rino Gaetano in maniera ironica dice che non esiterebbe per il litro d'oro nero, cioè per il potere, magari a mettere sul piatto della bilancia la cosa più cara che ha. Quindi, insomma, una critica ferocissima contro Eugenio Cefis in Spendi, Spandi e Fendi, ed una individuazione col nome in codice nella Berta Filava. Via di più, Morando, io ci tengo a dire che Morando ha scritto un bel libro, però ha scritto delle inesattezze rivolgendosi alle mie ricerche, perché Morando dice pure che io non avrei rimarcato un filmato di Rino Gaetano, che poi è proprio la Berta Filava, dove si parla del sangue del sito d'amianto, e in questo filmato video della Rai del 1976 gioca con un cane, e a un certo punto nel filmato Rino Gaetano fa riferimento agli ex voto. Spieghiamo perché. Gli ex voto, no, che sono dei santini, dei quadri, dei cimeli un po' funerei che si depositano in ambienti di chiesa da parte di chi si ritiene miracolato, erano oggetto di una collezione funeria, non dico di cattivo gusto, ma funeria di Eugenio Cefis. Ebbene, in questo video della Rai, il grandissimo Rino Gaetano, oltre a cantare del santo vestito d'amianto, pubblica due foto sue di Rino Gaetano, con un fiore in mano e con la scritta ex voto. Quindi fanno un riferimento formidabile e coraggiosissimo in una trasmissione della Rai proprio ad Eugenio Cefis. Ebbene, io lo dico a Paolo Morando, lui non lo sa, ma lo posso dimostrare. Io, interviste ben prima che lui pubblicasse il suo libro, avevo rimarcato questa circostanza degli ex voto. Ci sono delle mie interviste, per esempio, a Radio TV Londra del 12 marzo di quest'anno, oppure agli inizi di marzo con una giornalista che si chiama Lucia Lazzaretti, in cui parlavo appunto di questo video con gli ex voto. Quindi, caro Paolo Morando, anche questa attribuzione in negativo che mi dai in realtà è infondata, ben prima di te lo avevo evidenziato. Scusami, E quindi, Bruno, scusami, prego. questo Morando è quello che si fa fare la prefazione della tessera 626 della P2? No, in realtà chi si fa fare la prefazione della tessera P2, sai chi è? Michele Bovi. Michele Bovi, che parla delle infiltrazioni di spie nell'ambiente discografico italiano e nomina degli artisti che poi, per quanto grandi, sono lontani nel tempo, i Rockers, addirittura degli anni 60, e stranamente non nomina Rino Gaetano, molto più recente rispetto ai Rockers e molto più pregnante come contenuti, con tutto il rispetto dei Rockers, non lo menziona proprio a Rino Gaetano. Pur dicendo addirittura che nella RCA, proprio nella casa discografica dove approda Rino Gaetano, vi erano degli agenti della CIA che controllavano e monitoravano gli artisti. Quindi Michele Bovi, insomma, fa un'operazione meritoria da un punto di vista, come dire, storico, però sicuramente parziale, e non nominando Rino Gaetano fa appunto un'operazione parziale. Certo, quello che è sconcertante, come dicevi tu, è che la prefazione del libro di Michele Bovi è affidata a Maurizio Costanzo, cioè alla tessera 626 della loggia P2.
Quindi, insomma, onori e meriti a Michele Bovi, ma certo, quella prefazione di Maurizio Costanzo e la omissione dei contenuti sviluppati da Rino Gaetano nelle sue canzoni mi lasciano decisamente perplesso, Sì, insomma, scusami ecco, mi Bruno, lasciano. sembra proprio una classica operazione CIA, perché la CIA non dice mai le falsità 100%, perché sennò sarebbero Le degli mescolo, incapaci. La CIA le dice il mescolo. 90% di verità e poi ti dice il 10%, ti acquista credibilità e poi ti mette il 10% di cazzate per deviarti. Quindi questo libro è proprio Sono d'accordo, perfetto. anche perché Max, non dimentichiamo che il testamento spirituale artistico di Rino Gaetano è un album e io ci sto, quindi questo dimostra che il singolo che dà il titolo a tutto l'album, e io ci sto appunto, era un brano ritenuto importante da Rino Gaetano. E io ci sto, Rino Gaetano dice, mi dicono alla radio, stati calmo, stati buono, ma la radio non intesa come mezzo inventato da Guglielmo Marconi, ma radio, Rino Gaetano in maniera geniale fa un riferimento proprio alla RCA, perché RCA vuol dire Radio Corporation of America. E quindi Rino Gaetano dice che proprio lì, nella casa discografica di Fondazione Americana, RCA, gli dicono stati calmo, stai tranquillo, cioè gli danno delle censure, e lui in Io ci sto dice, e continua, ma io ci sto a combattere la mia guerra, eccetera, eccetera. Quindi addirittura in maniera mirabile e coraggiosissima, Rino Gaetano in Io ci sto prende per i fondelli pure la RCA, cioè la casa discografica dove lui approda e dove vi erano spie della CIA, come dice Michele Bovi. Questo dimostra la grandezza, la grandiosità di Rino Gaetano. Certo, scusa, volevo solo sottolineare che sennò poi i fan di Tesla si rimangono male, che secondo la giurisprudenza americana fu Tesla a inventare la radio e non Marconi, secondo le sentenze di terzo grado americane. Così facciamo, diciamo, cerchiamo di dare una informazione più Ma noi estesa. quando parliamo di America non è che poi parliamo indistintamente degli oltre 300 milioni di americani, parliamo chiaramente delle lobby, no? Di poteri americani, insomma, non è che praticamente si mette sul banco dei deputati l'intera nazione, però il potere di quella nazione è veramente, come dire, un potere mondialista contro le Ecco, nazioni, colonizzatore e sfruttatore tramite le multinazionali. mi Cioè è stai inutile dando, che. scusa, Prego. mi stai dando là per farti la domanda sullo scandalo Lockheed. Perché il Sì. potere internazionale da che mondo è mondo dagli anni 50 è il gruppo Bilderberg. Prima Bilderberg. totalmente occultato, adesso grazie a internet un po' disoccultato. Ma ci sono solo 2 anni, o meglio 3 anni, in cui il gruppo Bilderberg non fa la riunione. Non si Uno è riunisce, quello della prima, l'anno della pandemenza 1, cioè il 2020. Poi quest'anno sembra che non lo facciano, perché è ancora un risultato, ma l'altro anno è il 1976. A te cosa succede nel 76 e perché Rino Gaetano non parla? perfetto, nel 76, quando proprio Rino Gaetano canta di Mario e Gino, no? Che poi dice pure che non si riparli del bambino, anche il principe olandese Bernardo viene coinvolto nello scandalo Lockheed. E il principe Bernardo fu uno dei fautori che vari anni prima, negli anni 50, come tu dicevi poc'anzi, ti ufficializza queste riunioni dei superpotenti che gravitano in Bilderberg. Non dimentichiamo, peraltro, che lo scandalo Lockheed coinvolse anche altre nazioni, coinvolse la Germania, coinvolse l'Italia, appunto, coinvolse l'Olanda, il Brasile, la Nigeria, il Giappone e varie altre nazioni. Quindi chiaramente molti ultrapotenti erano nel mirino di magistrati che magari potevano o rischiavano di diventare indipendenti rispetto a quel tipo di scandalo mondiale, globale. E quindi si ritenne, visto che il principe d'Olanda era rimasto coinvolto in prima persona, di non riunirsi proprio col Bilderberg. Bilderberg in effetti era il nome, no, dell'albergo, della località, chiamiamola domiciliare, dove vi fu il primo incontro dei superpotenti della Terra. E quindi Rino Gaetano anche questo dice, parla dello scandalo Lockheed, dice che Mario e Gino non sono del bambino e quindi fa capire che sono due capri espiatori, e del resto storicamente è anche accertato. Mario Tanasse e Gino Puglia, per quanto importanti, erano comunque persone di secondo, addirittura terzo piano da un punto di vista politico in Italia. I veri nomi
tra i quali dovevano trovarsi i responsabili di questo scandalo Lockheed, Rino Gaetano li fa in standard, una canzone non a caso venne censurata dalla RAI, che all'epoca operava in regime di monopolio, insomma le radio private nascevano e avevano meno risonanza. Comunque, standard, un brano che veniva censurato dalla RAI. Rino Gaetano, parlando di antilupi al plurale, e questo è un discorso interessantissimo, ci fa capire che forse il santo vestito di amianto era Antelope Cobler. E anche se è un discorso pure molto affascinante, nel senso che Antelope Cobler, che era il nome segretato da parte della CIA e dell'America di chi dava questi soldi come tangenti ai politici italiani per lo scandalo Lockheed, Rino Gaetano parla di antilopi al plurale in Aida, e questo è molto particolare e anche molto intelligente come passaggio. Perché un antelope Cobler già si conosceva negli anni 40, nel 43-44, ed era Ugo Gnutta, ed era, guardate un po', un collaboratore di chi? Di Enrico Mattei e di Eugenio Cefis. Era detto come in codice, come nome in codice, era un agente segreto dei servizi anglo-americani, era detto antelope Cobler. Difficilmente una persona che veniva identificata con quel nome avrebbe utilizzato il nome stesso per elargire tangenti. E quindi Rino Gaetano, parlando di antilopi al plurale, fa capire che oltre all'antilope Cobler, Ugo Gnutta, vi era un altro antilope, e con i giochi di parole e quei riferimenti fa capire, almeno per quanto riguarda Rino Gaetano, che era proprio addirittura Eugenio Cefis, che da un punto di vista storico, una circostanza assolutamente plausibile, perché Eugenio Cefis aveva la possibilità di andare liberamente in Nord America, aveva delle grandi piantagioni in Canada, lui e il fratello, aveva dei rapporti buonissimi con gli Stati Uniti e con ambienti politici degli Stati Uniti, e quindi non perché lui aveva bisogno di soldi, perché oltre ad essersi arricchito era marito di una persona ricchissima, la moglie di Eugenio Cefis era ricchissima, però magari di buon grado si prestava a fare servigi al potere americano, al potere politico industriale americano e a favorire l'acquisto di aerei della Lockheed da parte dell'aeronautica italiana, e a tal fine poteva essere il soggetto Antelope Cobler, segretato dalla CIA, che praticamente elargiva questi soldi agli ambienti militari e politici italiani. Rino Gaetano, interpretando le sue canzoni, fa riferimento ad antilopi, quindi a due antilopi, e parlando ripetutamente di Eugenio Cefis, riconduce a lui. Quindi vedete quante cose incredibili nei testi Sì, gaetaniani. ricordiamo che non stiamo parlando di nomi così che ci piace indagare per gusto dell'indagine, ma stiamo parlando del capo dell'Italia. Servizi segreti nelle loro informative descrivevano Cefis come il vero fondatore della P2 e Licio Gelli era solo il suo prestanome, prestanome. Sì, Parliamo di politica. Morando nel suo libro ultimo, recente, ridimensiona il ruolo di Cefis, però è storicamente acclarato che certo Cefis non era una persona comune, era comunque una persona potentissima, e tra l'altro, improvvisamente si ritira in Svizzera, cioè come una sorta di fulmine al ciel sereno, si ritira in Svizzera, proprio in concomitanza con sviluppi giudiziari e politici dello scandalo Lockheed. E questo rimarca ancora di più il valore, la congruenza dei testi gaetaniani che riconducono a lui nel 76. Lui nel 77 si fa una sorta di buon ritiro in Svizzera e pretende in maniera così tacita che fotografie che lo riguardavano venissero compiutamente distrutte, una sorta di manazzo menor, quasi insomma che voleva scomparire. Ci L'ultima collegano cosa, anche Aspetta, che ci collegano anche alla IG Farben, perché il principe Bernardo d'Olanda era una spia nazista dell'IG Farben e anche lui nel viene fatto dopoguerra, fuori dallo scandalo Lockheed. Quindi entrambi, Cefis si ridimensiona, ma in realtà va a Lugano, come dice anche Rino Gaetano nelle canzoni, che il potere si sposta a Lugano. Finisco Esatto, l'ultima Rino battuta, Gaetano poi fa cose devo chiedere incredibili. del caso Sindona, ma ne parliamo dopo. Finisci quello che stavi dicendo? Sì, Rino Gaetano, come dicevi tu, fa dei riferimenti incredibili
parla appunto di Lugano, cioè anticipa pure, e precede addirittura Pecorelli, del buon ritiro di Cefis. Lo dici in un racconto questa volta, non in una canzone, in un racconto. Esatto. Senti, ti volevo chiedere del caso Sindona e poi se finiamo gli ultimi 10 minuti su Pecorelli. Sì, allora Rino Gaetano nel 1979, il 4 novembre del 79, fa un'operazione incredibile e questo dimostra e smentisce pure, mi permetto di dire, le sciocchezze o le inesattezze che dicono la sorella Anna Gaetano e anche il nipote Alessandro Scortichini, alias Alessandro Gaetano, che aveva 10 anni quando muore lo zio e quindi voglio dire nulla può riferire. Però quello che riferiscono documenti oggettivi come Domenica Inn del 4 novembre 1979 ci lasciano veramente sconvolti, in senso buono, per il coraggio e la conoscenza di fatti che Rino Gaetano ancora una volta dimostra. Vada Pippo Baudo fa delle asserzioni molto banali sulla musica, sulle canzoni cosiddette vecchie, e Rino Gaetano dice il caso Sindona e poi continua a parlare di musica come se niente fosse. Quindi Rino Gaetano, il 4 novembre 1979, sfruttando la diretta di Domenica Inn davanti a milioni di spettatori, parla del caso giudiziario, il caso Sindona, che solo un anno e mezzo dopo porterà degli sviluppi incredibili, e quali? La scoperta della loggia massonica P2 di Licio Gelli. Questo dimostra il coraggio di Rino Gaetano e le conoscenze formidabili che aveva. Prima parla di Pecorelli, fammi dire che Rino Gaetano non è un veggente né un agente segreto, perché come faceva quindi a sapere queste cose? Ho documentato nel mio libro, Segreti e misteri, appunto, della morte di Rino Gaetano, che intorno all'artista vi erano addirittura una mezza dozzina di persone almeno che facevano parte dei servizi segreti. L'amico più caro di Rino Gaetano lavora all'ambasciata americana. Anche lui muore come Rino Gaetano prematuramente a seguito di un incidente, il postumo da incidente stradale, guardate un po', avvenuto sulla via Nomentana. L'amica più cara di Rino Gaetano, a proposito di P2, indovinate chi è? È la figlia del medico personale di Licio Gelli. L'amico più caro, forse il fidanzato di Elisabetta Ponti, che come dicevo prima è la figlia del medico personale di Licio Gelli e dell'amica più cara di Rino Gaetano, quindi l'amico più caro, forse il fidanzato di Elisabetta Ponti, Robert Cunningham. Robert Cunningham, che si spacciava come un cantante e come un editore musicale, non è né un vero cantante né un vero editore musicale, in realtà è una spia della CIA, dell'ambasciata americana, infiltrata nell'ambiente discografico italiano. Il manager di Rino Gaetano, Ezio Radaelli, nel libro io dico una cosa che poi è stata superata addirittura da ricerche recentissime. Nel mio terzo libro, Max, che tu hai fatto vedere, io dico che non risultano collegamenti tra Ezio Radaelli e la P2. Bravo. In realtà, ricerche recentissime sulla commissione parlamentare d'inchiesta della P2 di Tina Anselmi, andando a sfrucciare con grande pazienza, ho trovato addirittura che Ezio Radaelli era un componente della loggia massonica Lemmi di Roma, che era collegata alla P2 al Grande Oriente d'Italia. Quindi il manager di Rino Gaetano, massone, legato alla P2, ma la cosa ancora più importante e sconvolgente è che il manager di Rino Gaetano, Ezio Radaelli, riceveva soldi da Andreotti, già ma la cosa ancora, come se non bastasse, più importante di Mino e di Ezio Radaelli, chiedo scusa, era amico di Flavio Carboni, un agente segreto implicato nei scandali peggiori, compresa la morte di Calvi, anche se è stato scagionato, ma soprattutto Ezio Redarelli, manager e amico di Rino Gaetano, finanziava OP, il giornale di Mino Pecorelli. E quindi vedete quante persone organiche ad ambienti massonici e servizi segreti ruotavano attorno a Rino Gaetano. Aggiungo che Enrico Carnevali, che muore prematuramente, pure un agente, era l'amico più caro di Rino Gaetano, era convivente, ha avuto pure un figlio con Anna Maria Rosati, e Anna Maria Rosati addirittura era la funzionaria italiana di altissimo livello presso l'ambasciata americana, accompagnava l'ambasciatore americano in trasferte all'estero, quindi era una persona depositaria di segreti incredibili. E ancora, parlando sempre di Enrico Carnevali,
non solo la compagna era una persona di altissimo rango e rilievo nell'ambasciata americana, il padre, anche il padre Cesare Carnevali, è un personaggio importantissimo e storico dello spionaggio italiano e addirittura ha contribuito a fondare l'Alleanza Italiana di Liberazione, che qualche anno dopo, nei primi anni 50, con i finanziamenti della CIA e del Ministero degli Interni, divenne addirittura anello, cioè un servizio segreto parallelo a quelli ufficiali, finanziato appunto dalla CIA e dal Ministero degli Interni, potentissimo e slegato da ogni, come dire, condizionamento politico, se non quello con poteri americani e la CIA. Questi sono tutti fatti documentati che dimostrano come attorno a Rino Gaetano erano dei personaggi incredibili, inseriti in altissimi punti di conoscenza dello Stato, e quindi vi è solo l'imbarazzo della scelta delle fonti amicali anche confidenziali che a Rino Gaetano potevano riferire e riferivano segreti inquietanti della storia a lui contemporanea. Questi sono tutti No, fatti scusa documentati, Bruno, quindi vedete, non è sì. dietrologia, non è complottismo, sono Esatto, fatti documentati. posso dire che noi stiamo parlando di queste cose di anche di 40 anni fa, 30 anni fa, non perché siamo degli appassionati storici e allora parliamo anche dell'antica Grecia, a Sono parte che l'antica attuali, Grecia avremmo da imparare, ma sì, questo sono ci insegna, attualissimi. ci dice delle verità ormai più che certe, che la CIA e i servizi segreti sono sempre laddove qualcosa può diventare virale. Quindi le canzoni, i registi e gli attori e i commedianti, la CIA è dappertutto. Poi chi c'è come Mino Pecorelli che cerca di fare qualcosa di buono, come Rino Gaetano, poi chi c'è come Beppe Grillo che è venduto totalmente al sistema già da quando tradì Giacinto Auriti che gli spiegò il signoraggio. Quindi non stiamo parlando di cose vecchie, ma stiamo parlando di cose attuali. Chiunque ha un minimo di popolarità è infiltrato dalla CIA. Poi sta a lui Certo, cercare di esatto, difendersi. emanciparsi o meno, o non farsi condizionare. I rapporti quindi che io avevo ipotizzato, quantomeno a livello di tematiche, tra Rino Gaetano e Mino Pecorelli, hanno trovato una clamorosa conferma con un documento che io ho trovato e portato alla luce, una sentenza ordinanza del 1994 del giudice Otello Lupacchini, un pubblico ministero molto molto coraggioso, che in sede di indagini contro la banda della Magliana intercetta e interroga Ezio Radaelli ed emerge che questo grande amico e manager di Rino Gaetano addirittura finanziava Mino Pecorelli. E quindi vedete che queste similitudini di tematiche, quantomeno, che emergevano nei testi gaetaniani e in articoli di Mino Pecorelli, trovano un trade union proprio in Ezio Radaelli, amico e manager dell'artista e finanziatore di Mino Pecorelli. Sono fatti tutti acclarati, documentati e quindi a me fanno, come dire, ridere, no? Chi parla di dietrologia e complottismo, in sostanza. Sono fatti assolutamente acclarati. Certo. Ricordiamo Mino Pecorelli, come testimoniato dal super testimone Buscetta, ucciso nel mandante era Andreotti, che era comunque Sì, uno che infatti tremava di fronte Andreotti a viene Cesare. condannato all'ergastolo a Perugia per essere il mandante dell'assassinio di Mino Pecorelli, poi in corte di Cassazione per la verità viene assolto, diciamo con una formula alquanto dubitativa, però quello che è interessante, c'è il collegamento, mi senti Max? Sì, io perfettamente, Mi io senti? perfettamente, Ah io sì, perfettamente. perfetto, perfetto. Indovinate chi è il teste che fa condannare all'ergastolo a Perugia Andreotti per la morte di Mino Pecorelli? È proprio il carissimo amico e manager di Rino Gaetano, Ezio Radaelli. Cioè Ezio Radaelli non esita a confessare ai magistrati, a dichiararlo pure in udienza, che aveva ricevuto degli assegni, cosiddetti assegni dello scandalo SIR, Ah, sì. Società Italiana Resine, che Mino Pecorelli si era ripromesso di pubblicare, e appena si era ripromesso di pubblicare questi assegni, viene assassinato il 20 marzo del 1979. E quindi vedete che attorno a Rino Gaetano, tra gli altri, vi è stato pure un manager e amico che fu determinante a Perugia per la condanna all'ergastolo di Giulio Andreotti per l'assassinio di Mino Pecorelli.
quindi guarda caso, sia Pecorelli che Gaetano che Pasolini, nel momento in cui svelano i nomi, si avvicinano a Cefis, il vero capo dell'Italia, e così come noi parliamo di queste cose perché anche adesso c'è un Cefis che magari è più smembrato in piccoli pezzi, ma non parliamo di queste cose Che per nomi. così, per diletto, per così, tanto per divertirci. Guarda caso, tutti e tre vengono ammazzati poco dopo. Sì, chiaramente la tua domanda contiene già la risposta, no? Il guardacaso è significativo. Sicuramente Mino Pecorelli, Rino Gaetano e Pierpaolo Pasolini nei loro scritti focalizzano attenzioni nei confronti del presidente dell'ENI e della Montedison e tutte e tre muoiono in maniera tragica prematuramente. Senti, concludiamo sulla figura di Arrigo Molinari, che è una figura molto considerata dagli studiosi del signoraggio, perché poco prima di morire doveva fare l'udienza contro Banca d'Italia, contro la creazione del reddito dal nulla di Banca Sì, d'Italia. a questo proposito, Max, vedi, io ho qua un bellissimo libro, si vede? Lo vedi? No, Aldo Colonna, ecco qua, dedicato a Luigi Tenco. Devo dire che sì. Aldo Colonna è un giornalista ed un ricercatore veramente in gambissima, molto bravo. È un libro meraviglioso e in questo libro si evidenziano, io lo sto leggendo, ancora non l'ho terminato, tutta una serie di circostanze e di elementi che la stampa non ha mai raccontato e anche gli inquirenti, insomma, carenti sulle indagini che riguardano la morte di Luigi Tengo. Arrigo Molinari era iscritto alla P2. Arrigo Molinari fu il vicequestore che condusse le indagini sulla morte di Luigi Tengo. Dopo la pensione diventa avvocato, quindi si sente più svincolato e più libero e fa delle affermazioni incredibili a dei quotidiani. Dice apertamente che sulla morte di Luigi Tenco sono state nascoste e travisate un sacco di circostanze e che lui si riprometteva di svelarle. Ebbene, dopo queste dichiarazioni subisce una rapina da parte di un balordo, lui che peraltro era un uomo molto robusto, e viene assassinato ufficialmente, secondo indagini delle forze dell'ordine, da un balordo con un coltello da cucina. Certo, pure questo è allarmante, singolare e inquietante nello stesso tempo, quando Arrigo Molinari decide di svelare, anticipa di svelare fatti significativi sulla morte di Luigi Tenco, chiedo scusa, e anticipa pure che non tutta la verità era stata svelata, erano stati dei travisamenti, delle falsificazioni, trova una morte tragica. Questo ci fa riflettere. Certo. C'è un passaggio di Rino Gaetano che ricorda Luigi Tenco, no? Sì, ironicamente, in un'intervista dice che chiaramente è formidabile questo tipo di riferimento. Dice che Luigi Tenco a Sanremo è morto di noia. E poi dice pure un'altra cosa nel corso di un'altra intervista. Dice che il Festival di Sanremo è come un ordine massonico e riprende ancora una volta i contenuti del libro di Giorgio Steinmetz, perché è interessante notare che Giorgio Steinmetz, parlando di Eugenio Cefis, sottolinea che Cefis non disdegnava di avere influenze anche addirittura al Festival di Sanremo, cioè lo menziona Certo. esplicitamente. Questo per rimarcare ancora una volta le presenze, i condizionamenti, i monitoraggi, le infiltrazioni che caratterizzano il mondo dell'arte in generale, ma il mondo della musica in particolare. Perché? Perché la musica è la forma d'arte più diffusa, più capillare. Uno la Gioconda può vedere ogni tanto, se va al Louvre lo può vedere in una foto e finisce là. Uno legge il libro uno o due volte e poi lo ripone in biblioteca. Uno magari vede un film 2, 10 volte, però finisce là. Invece la canzone si può ascoltare 10 volte al giorno, per un mese, per un anno, per sempre, ed è diffusa per milioni e milioni di persone senza limiti territoriali. Quindi Esatto. artisti che si cimentano nel mondo della musica e che vogliono svelare o vogliono, come dire, seguire messaggi pericolosi per l'establishment, sono gli artisti più pericolosi per la diffusione dell'arte musicale. Esatto. E Quindi ecco perché si spiega.
possiamo concludere dicendo che la CIA e i servizi segreti si infiltrano dappertutto, nel sindacato, nei partiti, nel Confindustria, ma il settore, nei registi, no? Possiamo ipotizzare anche Stanley Kubrick, sì, quello che vogliamo, ma il settore dell'arte è l'arte più infiltrata, gli infiltrati è il mondo della musica, totalmente. Senti, assolutamente fatto, sì, abbiamo fatto i 45 minuti accademici, okay, una lezione accademica. A posto. E comunque prenderemo in più avanti con una terza puntata, su magari specificando alcuni passaggi anche di Pasolini, dell'Io sono e della lettera che manda prima di morire, sì, quella l'ultima, diciamo. Va bene, in questo ti sono un nome di una scrittrice molto importante, Simona Vicchi, molto brava, ha fatto delle belle che su Pasolini. Bene, la contatteremo allora. Bene. Ok, grazie. Va bene, grazie anche a te, Silvia. A Silvia che non vedo, ma è una regista occulta in senso buono. Ti saluta tanto Silvia Librandi e ci aggiorniamo. In senso buono, okay. Sì, va bene. Ciao, caro saluto. Ciao Bruno, ciao. Ciao. Ciao, ciao.